Ben ritrovati amici tifosi bianconeri, un lunedì speciale per la Juventus di Thiago Motta che conquista nel posticipo della seconda giornata del massimo campionato anche la seconda vittoria consecutiva. È una Juventus che vince, convince in quella del Bentegodi. Appena 7 giorni fa l'Hellas riuscì a battere 3-0 il Napoli di Antonio Conte. Quest'oggi, nello stesso campo, è la Juventus a trionfare con lo stesso punteggio, una prova convincente sotto quasi tutti gli aspetti. Il 4-2-3-1 di Thiago Motta convince sempre di più e dopo l'esordio con gol e assist da parte di Bangula, quest'oggi è calcio spettacolo, è un altro esordio da incorniciare, da ricordare negli annali per l'altro giovane, per un altro giocatore che potrebbe sicuramente far parlare di sé in questa lunga stagione, speriamo anche trionfale, Nicolò Savona. Il gol del raddoppio porta proprio la firma della classe 2003, con il secondo assist stagionale, secondo assist consecutivo da parte di Bangula. Ragazzi, Savona è stato sicuramente l'uomo in più in fascia, mi sono piaciuti anche i cambi adottati da Thiago Motta nella seconda parte del match. Intanto in sottofondo i cori di una curva che finalmente ha trascinato l'11 in bianconero, Juventus che dopo 180 minuti del campionato è in testa alla classifica con già la testa in e con la testa già alla prossima partita, che è il primo big match della stagione, il ritorno a casa per il terzo anno consecutivo di Paulo Dybala, che la scorsa settimana ha emozionato tutti quanti con la proposta rifiutata dall'Arabia Saudita. Ragazzi, dicevamo, una Juventus super convincente che sblocca il match grazie ad un pallone recuperato da Manuel Locatelli. Locatelli e Fagioli a centrocampo, e nella seconda parte del match abbiamo anche visto tutta la prepotenza fisica, lo strapotere atletico di Douglas Luiz. Aspettando il miglior Douglas Luiz, la Juventus si coccola, Manuel Locatelli che recupera un pallone davvero con i fiocchi a Duda a centrocampo, l'imbucata di Yıldız per Dusan Vlahovic che dopo il palo, dopo la tanta sfortuna contro il Como, il doppio legno al debutto in campionato, finalmente trova la via della rete che porta in vantaggio la vecchia signora al Bentegodi. La Juventus raddoppia con Savona che aveva sbloccato il match qualche secondo prima con la spizzata di Vlahovic sul secondo palo, ma la rete annullata per fuorigioco, giustamente trova la via della rete la classe 2003 per il gol del raddoppio, della sicurezza che porta sicuramente tanta fiducia e la formazione bianconera negli spogliatoi. La ripresa si apre con la sterzata di Bangula sulla fascia, fallo in area di rigore e la trasformazione con tantissima freddezza da parte di Dusan Vlahovic che non sbaglia e trova la rete della sicurezza, il 3-0 con il quale si conclude il secondo posticipo di questo lunedì dedicato alla seconda giornata di campionato. Quindi dobbiamo assolutamente coccolarci questa grandissima squadra, questa grandissima vecchia signora, dobbiamo essere soddisfatti aspettando notizie riguardanti il calciomercato, perché dopo un sabato davvero con i fiocchi, prima l'ufficialità di Nico Gonzalez, dopo pochi minuti l'arrivo di Francisco Conceição,
ci stiamo dirigendo verso l'ultima settimana, gli ultimi 7 giorni di calciomercato, dovrebbe arrivare Town Cup Miners sognando Jadon Sancho. Ragazzi, questa Juventus intanto prende sempre più forma con un progetto giovane che è rappresentato in questo momento da Bangula e Savona, due ragazzi della next gen che stanno facendo sognare un popolo intero, il popolo bianco-nero. Juventus prima in classifica, e questo è il mio commento, la mia analisi, la post partita direttamente dallo stadio Bentegodi. Come sempre, fino alla fine, forza Juve!